Ciao a tutti, benvenuti nella tredicesima giornata della maratona estiva. Come sempre, io sono Ari e oggi sclererò come non so cosa, quindi preparatevi per un bel po' di cheat. Allora, questo non so perché è attivo. Stick e vuoto. Oddio, non nel vuoto. Cos'è questo posto? È molto inquietante. Troverò qualcuno qui? Wow, che libro interessante. Allora, sapete tutti come funziona? Creative, se cado, ritorno da dove sono caduto, visto che questa zona parkour 100 ci passerei più o meno tutta la vita. E si va. Trova un modo per entrare nella sfera verde. Ah, in cima. Parkour, 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 parkour. Questo l'ho visto negli screenshot della mappa, c'era questa zona. Io credevo che fosse il coso della vita lì, dove dobbiamo andare noi. E invece no, a quanto pare. Vabbè, chiaramente le ha messi uno da una parte e l'altro dall'altra. Sembra giusto. Se l'ultima parte della mappa fosse veramente molto molto corta, tipo quindicesima giornata della maratona estiva, 2 minuti. E purtroppo in quel caso rimane così, perché non saprei cos'altro fare. Potrei, boh, aggiungerci un pezzettino di Mines, registrato appositamente per quello. Potrei, boh, vediamo, magari neanche riesco a finirla. E la finirei la settimana successiva, probabilmente la registrerei mettendola al posto di Mines. Più o meno quella è l'idea. Ok, siamo in cima. E qui si fa difficile. Su. Ora devo fare il giro. Perché è così sadico da farmi fare tutto il giro? Non poteva metterle uno ogni 90 gradi, no. Da farmi fare tutto il giro, poi per forza. Che non è che sia complicato, ma è una rottura di scatole. Oddio, quanto è lunga sta salita. Sali, sali, sali. Vai, vai, vai. Che poi questo qui era parkour 100 e il resto praticamente a 0, tranne la battaglia che era 5. E invece l'altro ha livello di battaglia 70, una roba del genere. Quindi ci sarà un bel po' da mazzolare. Già, la vedo molto molto dura. Ok, corri. Che spreco di tempo, no, seriamente. Mandate avanti tipo 40 secondi e sarò in cima. Se non avete voglia di vedere me che giro in tondo, sparando cavolate, per salire su queste cose. Oh, aspetta, adesso è cambiato. Si passa dall'esterno. Vabbè, è uguale. Se cadi da qui, devi rifartelo tutto, ma noi no perché siamo in creative. Corri, vai! E sono caduto, ovviamente. Dov'ero? Qua? Sembrerebbe. E sono caduto di nuovo. Ma porca. Ero qui. Devo smetterla di dire ero qui. Continua a cadere se lo dico. Perché ho saltato? Sì, mandate avanti altri 40 secondi. Magari uno tipo manda avanti, dice oh è finito e poi sente me. No, mandate avanti altri 40 secondi. Abbastanza epico. Merda. Merda. Sì, vabbè. Basta, mi sono rotto. Tanto devo continuare a girare in tondo. Yeah, ok. Allora, mo scala. Proprio tranquilla. Livello di parkour 100, ok, ma non mi sembrava parkour molto difficile. Forse quel livello intende quanto ce n'è nella mappa.
No, merda, sono in creative, sono in creative, sono in creative. Checkpoint. Ah, non è finita. Ma porca. Ah, vabbè. Corre, corre, Batman, Batman. No, non dimmi che devo salire ancora. Trovo un modo per raggiungere la cima. Che... Tu maroni. Devo fare il giro largo, ovviamente. Però vabbè, non ci sono buchi, quindi posso anche saltellare. Sprint jump. Ora devo saltare. Hop, fatto. Ora sono qui. Quale lato? Direi l'altro. Stavo per mancare il buco. Vai, vai, vai. Boh! Mi sono distratto. Stavo per cadere. Mai distrarsi. Ho preso l'ingresso giusto? Ah, anche dall'altra parte era uguale. Sono in cima. Direi di andare su questo qui. E mo' devo fare il giro. Ma che cosa fastidiosa. Però non mi lamento perché potrebbe essere quel dannatissimo parkour improponibile con le scale e i pioli lì. No. No, ho sbagliato a fare il giro. Così è giusto. Perché? Perché mouse ti muovi da solo e mi fai spostare in avanti? Che poi non ha senso perché il mouse dovrebbe farmi spostare in avanti. È uguale, anzi da questa parte mi sembra un po' più corta la strada. Jump. Non voglio guardare in alto perché se guardo in alto e vedo quanto mi manca, poi non lo faccio più. Ah, vabbè, no, dai. Lì c'è parkour, però più o meno questa zona è finita. Tranne ovviamente tutto quel parkour. Su, 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 su. Di qua. E si comincia la scalata. Queste scalate così mi piacciono, devo dire la verità. Non queste, queste mi piacciono. Perché puoi anche andare veloce, almeno credo sia uno di quelli in cui puoi andare veloce. No, invece è uno di quegli stronzi in cui devi saltare dall'angolo. Checkpoint. Per fortuna. Quando mi faila lo space e cado direttamente nel vuoto. Wow. Wow. Wow, è figo vederlo da qua su. Vai, da qui dovremmo riuscire a sprintare. Merda! L'ha messa a distanza più corta di quello che mi aspettavo. Vai, sprint jump! Yeah! E ovviamente si è bloccato perché ho fatto un salto del cacchio. Yeah, yeah, yeah. Sulla ladder. Leggero lag. Non si sa perché, ma Minecraft ogni tanto c'ha i suoi micro freeze. Un freeze è quando, per chi non lo sapesse, un freeze è quando si blocca per 1 o 2 secondi il gioco completamente e poi si riprende. Minecraft invece tipo fa i micro freeze 10 nanosecondi che tu te ne accorgi, forse 10 nanosecondi tu non te ne accorgi, però ogni tanto tipo si blocca per un decimo di secondo e poi riprende. E fa venire il nervoso perché tu sei nel mezzo del salto, ti blocca lo sprint, quindi smetti di sprintare e cadi nel vuoto. Oddio, ancora queste cose. Io non so come si fanno queste, non riesco a capirlo. Cioè, tu sali, sali e poi ti sposti a destra, ma non funziona. È tarocco. Ah, ok, devo saltare. Tieniti su. No, sto volando. Swiftness! Yes! Questo significa scatto! Wee wee! Vai! 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 Corri! Sono caduto! Torna su! A terra! No! A terra! Cos'è quella sottospecie di S? Perché non riesco a saltare? Perché non salti? Ok, ho... quando salta mi schianto contro le pareti.
Non salta. Ok, allora, calmo. Ok. Il nervoso sta cominciando a prendere il sopravvento. Perché mi ha dato la potion of swiftness? È scomodissima usarla per saltare sti salti. Fanculo. Soprattutto perché non salta. Ecco. Oh, ne ho saltato uno. Mi è finita la pozione? Ma in creative non dovrebbero essere infinite. Checkpoint. Me ne ha date altre 10. Sempre la stessa. Yes. No, aspetta. Speed 2, speed 2, sì. Dai, ne manca ancora un po'. Sai, se saltassi io riuscirei anche a farlo, lo sai, vero? Più o meno. E fu così che failò. Mamma mia, che nervoso. Lascia andare. Non posso lasciarlo in mezzo a una ladder. Su. E failò di nuovo. E non torna. Neanche si mette in creative. Cioè, neanche si mette a volare. Sto cominciando a innervosirmi. S. Su. Pe. Supe. Vabbè, vediamo il resto quando ci arrivo. E finita la sprint. E mi sono messo a volare. Vabbè. Siamo arrivati alla U! Non posso lasciarlo a metà. Non so cosa abbia oggi la mia tastiera. C'è qualcosa che non va. Si rifiuta di saltare, è una roba assurda. Vaffanculo. Mi sposto qui. Checkpoint, dammene altre 10. Che poi non capisco perché non staccano. Cioè in teoria dovrebbero staccare ste cose. Infatti staccano, più o meno. Boh, 28. Il nervoso. Nervoso perché non salta. No, sinceramente. Voglio tentare una cosa. Dov'è il salto? Salto? Salto. Se io al salto gli metto un altro tasto tipo C, che non è usato per niente, che è vicino al pulsante normale per il salto. Ah, è vero, devo premere due volte C. Un po' ci vuole un po' di abitudine, ma probabilmente funziona meglio. Già. Beh, funziona meglio, nel senso che almeno salta. Ora però devo prendere la mano, ovviamente, al momento esatto in cui saltare. Quanto ce ne ho? 5 secondi, aumentiamolo. Super? Emo qua? No, seriamente, qui che cacchio dovrei fare? No, come dovrei fare? Sinceramente è impossibile saltare una roba del genere.
Cioè, io sono qui. A meno che non ci sono dei blocchi invisibili, ma non ci sono, è impossibile. Boh, questi se li sia dimenticati? Può essere. Difficile, ma può essere. Aiaiai, mi viene da premere spazio. Supers. 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 Non vuol dire assolutamente nulla, ma supers. Potion of Swiftness. Sarei morto non so quante volte da fare sta cosa. Beh, conteremo un paio di 20 morti in più, più o meno. Anche un po' di più, 30. Che non ho intenzione di aggiungere al contatore lì. Supers! Cavolo vuol dire supers? È vero che è C. Piano, lascia andare, scorri e non funziona. Piano, piano, lascia andare e non va. Ok, rimettiamo barra spaziatrice, va. Parte che posso farlo benissimo senza la Potion of Swiftness. Riesco a saltare meglio, certo, forse alcuni salti non riesco a farli. Però quelli che riesco a fare mi escono molto meglio. Checkpoint. La smetti di darmi ste pozioni, ce ne ho per una vita. Anche qui, ah, c'era un bottone. Ho cliccato per farlo partire. E fu così che cadde. Allora, qui direi che la swiftness è d'obbligo. Ah, ok, fa tipo tre volte così. Merda! Cado nel buco, in un buco qualunque. No! Se fosse spawnato un blocco dove ero sopra. Sono scivolato prima ancora di partire qua. Ce l'ho fatta! E così si spiega anche quello là. Solo che il bottone io non l'ho visto. C'ho anche. Cioè, ci sono stato attento perché potrebbe essere lì. Ah, il nervoso del fatto che non salti. Ui, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Guarda l'abilità al parkour. Che abilità. Mi sono rotto le scatole di saltare e non salta, sinceramente. Te, ne tengo tre. E posso togliere la creative. Che abilità. Ah, io sono Nihil. So che vuoi sfidarmi. Sì, voglio sfidarmi. Bene, non sono sprovveduto come i tuoi compagni. Bene, basta che non hai piazzato il parkour. Sono morto. Tu sei a mani nude, mi sembri svantaggiato, sarà molto semplice ucciderti. Ok, se lo dici tu. Non so neanche come ho fatto a cadere da sto posto, eh. Forse perché tipo tutto blu. No, sono tornato indietro, sono un idiota. Perché mi ha spawnato tipo alla fine? Vabbè. Sei tu, Nihil? Sì, è lui. È uno zombie. Devo menare uno zombie a mani nude, wow. Muori. Muori. Sto menando uno zombie a mani nude. Rararero rararero ralala. Ah, oh, forse non avrei dovuto farlo. Muori. Mamma mia, sto zombie, minchia. Un suo colpo fa male voglia. A parte che non ho armatura né niente, quindi un suo colpo con l'armatura non farebbe quasi nulla, però.
Muori. Ai ai aia. Dai, quanta vita ha sto zombie? Sto fermo. Vado solo di mouse. Così evito magari. Oh, perfetto. Chiave del vuoto. Eye of the Ender. Perché ha droppato un Eye of the Ender? Chiave del vuoto. Yes! Abbiamo completato la prima delle due zone. Mi teletrasporti o devo andarci? Ah no, è vero, devo andare qua. Ok, perfetto. Quindi direi che ci vediamo domani con la penultima giornata della maratona estiva e faremo il regno dei cieli. Yeah. Quindi a domani, bye bye.